Nina Soldano, vita privata. Chi è suo marito? Nina Soldano è una delle attrici più amate e conosciute di Un posto al sole. L'attrice, infatti, veste i panni di Marina, che soprattutto ultimamente è spesso al centro dell'attenzione, nelle vicende di Palazzo Palladini. In tanti si chiedono chi sia Nina nella sua vita di tutti i giorni, e soprattutto chi sia l'uomo che è al suo fianco, e che ha 14 anni in meno di lei. Nina Soldano, chi è e cosa fa il marito Teo Bordagni? Nina Soldano è una delle attrici principali di Un posto al sole. Anche attualmente il suo ruolo è fondamentale. Infatti Nina interpreta Marina, sicuramente uno dei volti di spicco della soap opera. In molti stimano l'attrice per l'ottimo modo in cui ha rappresentato questo personaggio, nel corso degli anni. Ciò nonostante, non tutti conoscono la sua vita privata, e non molti sanno con chi si è sposata. Ebbene, suo marito è Teo Bordagni, e si è parlato tanto di lui nei giornali di gossip, all'epoca del matrimonio. Infatti, Teo veniva definito il tuo eboe di Nina, a causa dei 14 anni di differenza. Ad ogni modo, Bordagni ha circa 40 anni e nella vita fa l'ingegnere, e la stessa attrice ha dichiarato che lui è tutto tranne un tuo eboe, e che è un uomo fatto e finito. La stessa Nina Soldano ha dichiarato che, ad ogni modo, lui è l'uomo della sua vita e sono molto felici insieme. L'attrice è piuttosto riservata e non condivide ulteriori informazioni su quello che è suo marito da 7 anni. Di tanto in tanto, però, pubblica delle immagini mentre è in compagnia di Teo, per esempio durante le loro vacanze. Nina Soldano, la storia d'amore con Teo Bordagni e la difficile luna di miele. Nina Soldano e Teo Bordagni si sono sposati ormai 7 anni fa, ed il loro è un rapporto molto solido. Nina non ha mai raccontato come si sono conosciuti, ma si sa che i due hanno dovuto affrontare delle difficoltà molto importanti, al momento della loro luna di miele. Infatti, proprio nel periodo in cui sarebbero dovuti partire, Nina ha scoperto che entrambi i suoi genitori si erano ammalati gravemente. Di conseguenza i piani per il viaggio sono stati ridimensionati e cambiati molto. L'attrice è tornata prima confessando che non avrebbe mai voluto stare lontano da loro, in un momento così cruciale. Purtroppo nel 2018 si è poi verificata la tragedia peggiore, ossia suo padre si è spento e lo stesso è successo anche alla madre, qualche mese dopo. Nina Soldano ha dichiarato che il marito le è stato sempre accanto, ed è stato molto comprensivo. Alla fine, lei e il marito hanno scelto la meta di Santo Domingo, e alla fine hanno potuto fare la loro tanto attesa luna di miele. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate questi dettagli sul marito di Nina Soldano, e sapevate con chi fosse sposata? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.